L'8 marzo di ogni anno ricorre la Giornata Internazionale della Donna, che celebra i risultati ottenuti dalle donne nelle lotte per i loro diritti politici, economici e civili e contro ogni forma di discriminazione. Questo 8 marzo c'è poco da festeggiare. La strada da fare è ancora tanta. Sostenere un maggior ingresso delle donne nel mercato del lavoro attraverso investimenti sull'istruzione, sull'assistenza all'infanzia, significherebbe non soltanto favorire la ripresa economica, ma anche e soprattutto dotare sempre più donne degli strumenti economici, sociali e culturali necessari per vivere libere da ogni forma di condizionamento e di violenza. Ed allora volentieri riportiamo alcune riflessioni che ci sono state inviate da una nostra telespettatrice. Carla l'ha detto, da sempre impegnata politicamente e socialmente. 8 marzo scrive, non c'è nulla da festeggiare. La guerra in atto, l'invasione dell'Ucraina da parte del dittatore Putin, a pagare ancora una volta le popolazioni, le donne che da sempre sono devastate da violenza come quelle dell'incendio della fabbrica il 25 marzo del 1911 a New York. Le donne subiscono ancora nella giurisdizione dell'Arabia Saudita, Sudan, Emirati Arabi, dove è prevista anche la lapidazione. In Afghanistan, Kabul ripropone la lapidazione pubblica. E nel nostro paese, lo scorso anno, ci sono stati 163 femminicidi, 6 nei primi mesi del 2022. Le donne, le prime ad essere licenziate ancora in caso di gravidanza nelle riduzioni di personale. Le donne che oltre al proprio lavoro svolgono il lavoro di cura per mancanza di servizi adeguati. Ed ancora scrive, Carla l'ha detto, tante sono le donne che nel nostro paese hanno contribuito all'evoluzione dei diritti impegnati nella cultura, nella scienza. A Roma si è tenuta una grande manifestazione per la pace contro la decisione del governo di inviare armi in Ucraina. Le donne ci sono per le pari opportunità, l'uguaglianza, i diritti, la pace, insieme con gli uomini ci saremo. Forza e buon 8 marzo ogni giorno.